La rivalità che c'è sembra essere sotto gli occhi di tutti. Il gesto fatto da Nunzia De Girolamo lascia tutti quanti senza parole. La rivalità tra conduttrici televisive cattura sempre l'interesse del pubblico, cosa che permette alle reti di fare il boom di ascolti. Queste competizioni sono spesso alimentate dall'ambizione personale e dalla voglia di dominare a livello di share televisivo. Le dinamiche che scaturiscono da questa rivalità tendono a trasformare il panorama mediatico in un vero e proprio campo di battaglia. Tuttavia, creano spesso anche momenti memorabili per i telespettatori. Per anni la competizione tra Maria De Filippi e Milly Carlucci ha acceso le passioni del pubblico da casa, il sabato sera. Questo tipo di rivalità non è sempre negativa, anzi aiuta ad avere programmi di qualità superiore e in continuo miglioramento. Nunzia De Girolamo e la rivalità sotto gli occhi di tutti. Una rivalità sembra essere sotto gli occhi di tutti. Quella tra Mirta Merlino e Nunzia De Girolamo. Infatti, per circa una settimana il nuovo pomeriggio 5 condotto dall'ex volto di La 7 si scontrerà con l'estate in diretta dell'ex parlamentare condotto insieme a Gianluca Semprini. Le voci sulla sfida in atto si sono moltiplicate, soprattutto vista l'amicizia di lunga data tra le due. Tuttavia, le conduttrici hanno deciso di pubblicare una foto per smontare qualsiasi presunta rivalità. La foto in questione le vede insieme al mare con la scritta: "L'amicizia va oltre". Le due sono molto unite, per questo motivo vogliono sottolineare che tra loro non c'è competizione e che continuano a passare il tempo insieme nella loro vita privata. Nonostante questo, i telespettatori vogliono comunque sapere come andrà a finire questa sfida e vogliono scoprire chi di loro avrà la meglio. Inoltre, sulla conduzione di Mirta Merlino c'è grande attenzione, visto che ha preso il posto di Barbara D'Urso dopo circa 15 anni di monopolio del programma. Nunzia De Girolamo sta invece per concludere insieme a Gianluca Semprini la stagione di estate in diretta. Era la prima trasmissione live condotta da lei, che era abituata a programmi registrati. I suoi timori erano tantissimi ma, contrariamente alle aspettative iniziali, gli ascolti sono andati molto bene. Eppure, un telespettatore di recente le ha fatto delle critiche molto aspre. In una rubrica gestita da Cecchi Paone, quest'uomo ha definito casalinga la conduzione di Nunzia De Girolamo. Ha inoltre detto: "Sinceramente non si può mettere davanti alla telecamera una persona che non ha preparazione televisiva", sostenendo l'importanza della gavetta per acquisire sicurezza davanti alle telecamere. Tuttavia, il giornalista della rivista Nuovo non è d'accordo con queste affermazioni e ha infatti voluto sottolineare: "Se conduce con un approccio casalingo, come dice lei nella sua lettera, è sicuramente per una scelta voluta, difficile ma comprensibile".